Buonasera, ciao a tutti, iPhone Assist da Roma. Abbiamo questo iPhone XS, per fare una piccola diagnosi. Allora, ha due difetti, uno l'ho scritto nel titolo, ovvero scritto che non funziona il Face ID, che poi è tipico di telefoni. A quanto pare la novità che mettono nei telefoni è poi quella che subito non funziona. Saluto Gianluca che già si è collegato, poi a mano chi arriverà vedrà. Allora, sera, siamo anche un po' stanchi, ma vediamo di fare questa diagnosi per capire da che dipende che il Face ID non funziona su questo iPhone XS. Allora, qui lo schermo è stato sostituito, tutto il resto è suo, compreso il connettore qui, no? Dove sta il Face ID. Però dobbiamo andare a capire perché non sta funzionando, che cosa può essere accaduto. Andiamo un attimo a cercare di comprendere intanto qual è il tipico errore che dà questo telefono. Bello, da subito, appena che l'accendiamo, subito dà errore. Saluto Claudio Forgione, Flamore Mini, Cristian, che mi stanno seguendo da YouTube. Allora, vediamo un attimino. Quando noi lo accendiamo, a parte il riavvio, che sappiamo che è una problematica tipica, no, di questo tipo di telefono, Face ID è ancora un più grave problema da affrontare, ma vediamo di diagnosticare e poi risolvere questa problematica, ok? Gianni Di Giulio, buonasera. Leonardo Miceli, buonasera. Allora, se è acceso, eccolo qui, mi dice subito non è possibile attivare Face ID su questo iPhone, e io devo dire ok. La batteria l'ho caricata esternamente, perché poi non è che si caricava proprio completamente. È stato ripristinato il telefono, iCloud free, non c'è nulla dentro. Infatti, se andiamo adesso nelle impostazioni, lasciamo stare che questo dovesse essere configurato, vedete, non c'è, esegui il login, no, sull'iPhone non c'è alcun blocco. Bene, però non abbiamo il Face ID funzionante. Andiamo a vedere perché, per come e per quanto. Allora, spengo. Scolleghiamo la batteria. Togliamo lo schermo. Ok. E togliamo anche. Andiamo a vedere un attimino la parte anteriore, questo che è stato sicuramente toccato perché hanno cambiato lo schermo. Quindi diamo un'occhiata a questa parte qui, se sta a posto oppure se c'è qualche problems. Allora, io mi metto le cuffie così ascolto se l'audio si sente bene, perché poi certe volte non mi accorgo che non sentite bene la mia voce, siccome non stavo monitorandola per nulla, sinceramente non me ne accorgo proprio, solo che attivo e dai, prova, oh, ecco, adesso mi sento. Prima non mi sentivo nemmeno perché era disabilitato completamente il monitoring dell'audio. Allora, mi stavo dicendo, quindi andiamo a vedere prima di tutto questo. Diamogli un'occhiata al microscopio, a vedere se tante volte fosse stato rovinato nel montaggio. Sembrerebbe di no, parlo di questa parte esterna, eh. Vediamo un attimino allora sul cavo qui quali valori abbiamo. Beh, sapete che possiamo misurare, no, per andare a vedere se qualche linea non va. Un attimo solo che apro il software iPhone XS. Allora,
Allora, XS, eccola qui. Sto aprendo lo schema. Vado a vedere. Non è quello che cercavo. E vediamo se è questo. Nemmeno questo. Eccolo qua. Stavo cercando questo cavetto sul software, l'ho trovato. Adesso lo ingrandiamo e andiamo a vedere come siamo messi. J4006 si chiama sul software. Allora, sto parlando di questo schema qui, vedete? Questi sono i value o i valori che dovrei cercare qua sopra. Allora, il multimetro dobbiamo accendere, che sta un attimo in pausa. Adesso ve lo condivido e iniziamo la nostra diagnostica. Allora, questo è il mio multimetro. Partiremo da in basso a destra, 650, quindi dalla 1 verso la 27, ok? Multimetro. La massa naturalmente la prendiamo sulle piazzole 29 e 30, ok? Allora, partiamo con la nostra diagnostica. Allora, qui dovrebbe essere 6,50, giusto? E già non abbiamo nulla. Poi qui, anche 3,70, niente. Oh, mazza quanti valori che abbiamo. Ma è acceso? Sì, sì, si aspettate un attimo. Sì, funziona. Che è tutto rovinato questo. Dunque, allora, non so io. Siamo nello stesso verso, fatemi controllare perché non vorrei aver sbagliato e poi prendiamo l'uccello per lanterne. Allora, dunque, sì, siamo nello stesso verso, cioè almeno io ce l'ho orientato nello stesso verso in cui voi vedete, però ve lo fisso perché si muove, mi dà fastidio, devi stare fermo quando lavoro. Stai fermo, non ti muovere. Aspettate un attimo, sto posizionando per bene, ok. Allora, rimisuro, però se non c'è nulla siamo messi male, è proprio questo. Allora, va bene, vediamo, ripartiamo da qui, ripartiamo da 3. Allora, questo è 1, che sarebbe il numero 1. Oh, non leggo più i valori, zoomiamo, ecco, adesso ci sono. Ora, numero 1 deve essere 6,50, giusto? Allora, e non c'è nulla. Poi numero 3 nemmeno, numero 5 neanche, 7 neppure, ammazza, ecco questo c'è, e stiamo a 9, quant'è? 6 e 10, va bene, questo c'è, anche lui 6 e 10, e stiamo un po' più su, questo è all. Allora, andiamo a vedere questi che mancano già, che cosa sono. Il primo non c'è, che cosa è? Codec Bias Fill Red. Codec Bias Fill Red. Dove finì? Va a finire sul microfonino. Vabbè, questo ci interessa dopo, però comunque non starebbe funzionando il microfonino. Tutti sul microfonino questi? Vediamo un po'. Due. C'è l'orso Yogi. Sensore di prossimità, porca miseria, questo sì, questo è importante, Angelo L, Monologo Gabbini, buonasera anche a voi. Allora, stiamo vedendo se il danno sta qui, e quanto pare sta proprio qui, perché qui non abbiamo nemmeno la funzionalità di questo importante componente che gestisce il sensore di prossimità, ok. Finiamo di vedere che cosa che ancora non va, perché noi sappiamo che non funziona FSD e già questo può bastare per dire non funziona e quindi andare a sostituire questo cavo. Poi il terzo, questo dalla sigla è importantissimo, vediamo dove va a finire, va a finire sulle piazzole, allora 11 1 11 1 2
a finire sul J 6406, ma ci sto già, scusate. 11.1, boh, che roba è? Vediamo un po'. Ah, va a finire qua giù, vedete? 11.1 è questa, poi abbiamo detto anche 1.2, che è quest'altro, e poi 1.10, che è questo. Perfetto. Quindi, come vedete, ragazzi, anche questo è smortato. Questi tre non ci stanno. Non c'era nemmeno questo, ancora un altro Yogi, Orso Yogi, e va a finire solo a 1.11. Quindi in pratica qua giù questo non sta affatto fungendo bene. Allora, quindi ripassiamo la lezione. Ragazzi, poi vi interrogo, ripassate come la lezione. Quindi non abbiamo né il primo, né il secondo, né il terzo e né il quarto. Poi il quinto, allora, aspetta, 1, 2, 3, 4, il quinto. Nemmeno, ah no, il quinto c'è, a me c'è qualcosa. Sesto c'è, settimo, ottavo, nono. Beh, contiamoli in modo giusto, su. Allora, l'uno non c'è, il tre non c'è, il cinque non c'è, il sette non c'è, il nove c'è, 11, 13, 15, 17, 19 non c'è. 19 da 500 non dà, non mi ha, niente. 19 non c'è, poi gli altri quattro sono all. Il 19 che cosa fa? Clicchiamolo. La 1 e 8 della Hall Connection. Vediamo dove va a finire. Sempre allo stesso posto, vero? Ah no. Beh, un po' più in giù. Un po' più in giù. Beh, diciamo che questo dovrebbe veicolare una tensione da 1,8 volts. Qui abbiamo detto che anche questo non andava. È sempre Yogi, Orso Yogi. 9, New Net funziona. Bene. New Net dove va a finire per questa? Sull'1,12, quindi su questo piazzola 12. Ok, quindi ragazzi, tutto sto lato qui è messo male. Vediamo anche sopra come siamo messi. Partiamo da in alto, dalla numero 2. Ok, allora numero 2 ci sta? No, 0, no, 4, niente, 6, nada, 8. 8, niente uguale. Aspettate, una volta sbaglio io che stavo a rovescio. Pardon, è colpa mia. Allora, 2, niente. 4, nada. 6, nada. 8, nada. Poi sono tutte all, quindi 10, 12, 14, 16, poi 18. Oh, ci stesse qualcosa qui, eh? 20. Niente. 22, nada. 24, nada. 26, vabbè, 24, 26, vabbè. Quindi qui sopra è un pianto greco, non ce ne sta manco una. Il 2 non c'è ed è il codec anni 3. Il 4 non c'è, sempre codifica. Poi non c'è nemmeno questo, che è un ho finito, secondo me sempre a quelli C là, sì, sempre lì. Sempre lì. Questo è sensore di prossimità. Rosalina anode, tutte all, quindi non le possiamo sapere se questi vanno. Poi questo non c'è. È sempre sensore di prossimità, questo lo dico io. ALS, no? GSM bar. No, aspetta, ALS. Ambient light sensor, sì. Sensore di luce ambiente, no? Quell'altro è il sensore di prossimità. Questo è il sensore di luce ambiente, ok? E nemmeno. Quindi possiamo dire che questo tizio, molto probabilmente, questo XS non funziona il FSD causa di questo flex che il ragazzo ha sostituito. Lo conosco bene questo ragazzo, eh? Allora, io direi di smontare il gruppo anteriore e andare a vedere se riusciamo a carpire intanto il danno che è stato provocato da Angelo. Ciao Angelo! Allora, tu hai detto che l'hai montato e forse non l'hai rotto. Mi sa che forse l'hai rotto. Angelo, ti voglio assumere come procacciatore d'affari? Boh, allora andiamo a smontare. Prendo una scatolina, scusate. Mettiamo le vitarelle e adesso andiamo a smontare. Poi qui le vite, manca su quelle giuste o sbaglio?
Questo va bene, questo va bene. Ah no, quello è giusto, scusa. Ormai mi buttavo dicendo che era tutto sbagliato. Dunque, Mauro Zanni, ciao, buonasera. E poi abbiamo da salutare anche Alessandro. Alessandro, se vuoi intervenire, io ti ho cercato, ma tu stavi a parlare al telefono, eh. Sei un chiacchierone, Alessandro. Tu lo sai, basta che mi fai una chiamata, ti faccio entrare e condividiamo la diretta. Alessandro di Bastor Telefonia da Cutrofiano, è un bravo tecnico, quindi lo sto volentieri facendo duettare with me. Duetteremo anche altrove, abbiamo detto, vero Alessandro? Quindi datte una mossa che qua mica possiamo duettare, puoi fare una canzone insieme, che ne so. Scherzo, lo so che non vuoi cantare con me. Scherzavo. Comunque se vuoi accedere, bussa. Okay, andiamo. Sto smontando le viti, eh? Questa si vede che l'hanno già smontato perché c'era il coso nero che è stato un po' rovinato. E tu mi hai dato un gatto bianco e con te non gioco più. Volevo un gatto nero. Ragazzi, poteva funzionare bene con tutto il PSD, purtroppo già c'è un altro danno. C'è quel signor... Oh, Agostino! Signor Agostino! Buonasera! Agostino e poi Antonio. Sto smontando, eh. Datemi tempo che lo togliamo. Bisogna andarci delicati, eh. Se no facciamo gli orsi bruni, gli orsi polari e non so che altro, e poi si rompe tutto, poi dici che è colpa mia. Eccolo qua, è lui. Oh, allora, qui e le rose piangono. Allora, questo schermo lo possiamo un attimo mettere da parte, che tanto è buono, lo schermo è buono. Non è buono questo flex. Vediamo che cosa gli ha combinato il bravo Angelo. Angelo, dimmelo tu che gli hai combinato. Però l'IC del FSD è buono, questo pure è buono, solo che non ci sta manco un valore, quindi mi sa che qualcosa c'è che mi son co-innamorato di te. Allora, qui mi sembra che sia stato saldato questo, perché mancano i due fregnetti. Qui c'è il serial number, vero? Sì. Ok. Comunque, qui se vogliamo risolvere, mi sa che bisognerà cambiare il flexibles. Questo flexibles, che si può cambiare a patto di spostare questo qui sull'altro. Sì. Dunque, quello che non andava bene in tutte le soluzioni, a parte il microfono, era un integrato che sta qua dietro, perché mi dava sempre che era offline, cioè nel senso non c'era niente meno. Questo sarà da qui, vero? Sì, è un po' incollato. Se vuoi scolla o no, tu scollete. Pam pam pam. Ragazzi, oggi sono veramente stanco, quindi non durerò a lungo, eh. Tra un po' vi saluto perché io sono anziano, voi siete giovani. Eccolo qua, l'abbiamo perso comunque. L'integrato, dove cacchio sta? Lo indicava da ste parti. Qui abbiamo due induttanze, un condensatore di resistenza, una saldaturina del cacchio. Perché? Dimmi perché, ma perché, ma perché? Negli occhi miei non guardi mai. Dovrebbe stare nascosto qua dietro quel cosetto che ho visto nel video, nel Wingix. Sì, perché tutto conduceva lì, a meno che non era questo, e io mi sbaglio. Aspettate un attimo, mi sa che era proprio questo. Invece riprendiamo Vuxing, così ci vediamo se era questo. Un attimo solo, questo è Vuxing, ok? Non vi muovete, eh? Allora, abbiamo detto che andavamo qui il codec, no? Vediamo un po', va qui, che è il microfono. Ok, va bene, questo codec is microphone, e vabbè. Poi se andiamo sul 3, Orso Yogi Prox,
ALS, Ambient Light Sensor, Prox Ambient Light Sensor, e andiamo a finire su, che è un condensatore questo, aspetta, questi quattro li abbiamo visti poco fa, no? Uno era un... quello lì che sarebbe il secondo è un... sto leggendo, datemi tempo, è una resistenza, anche perché vedete, sono due piedini, no? Uno di qua, se clicco l'altra parte, va di là, su questo layer, no? Numero 1 e 9. Giusto? Avete visto, sì? Avete pagato il biglietto? A posto. Poi, se andiamo sul 5, a io poi, se, dove andiamo a finire? 11. Sempre, oh, sempre sta resistenza, mezzo le scatole sta. Ah no, questa non è. Mi ho sbagliato. Questa resistenza che sta... Sì, ho capito dove sta. Poi, che altro c'è? 11.1, 11.2, 1.2. Questo qui chi è? Eccolo qua, il signor Pace ID. Questo lo conosco perché ci ho smanettato già qualche volta. E c'ha infatti 6 piazzole, di cui da questa parte al numero 8 a quanto pare è Graied, perché è una massa, anche il numero 4 è una massa, e questa numero 2, numero 10, non vanno perché non abbiamo alcun value, dicasi valore. Chiaro? Quindi sicuramente esce, eccolo dove è rotto, mamma mia come si vede bene mo. Prima ero rimbambito, ma adesso l'ho visto bene. Guardate che ha combi... Io quando lo chiappo domani a Angelo... Angelo, ti sbatto al muro subito. Perché non funziona? Guardate, ora me ne sono accorto perché sono un po' pure in citrullo. Vedete questa piegatura qua, ragazzi? Questa qui? La vedete? La vedete? La faccio vedere meglio, La vedete questa piegatura, ragazzi? Lui ha detto che non ha rotta, aspettate, vedete un po', si regge con lo Sputnik, in pratica è rotto qua, eccolo qua, si vede così bene che più bene non si può. Che dite, se potrebbe saldare una cosa del genere? Non lo manco so come è fatto dentro io. A occhio vedo 1, 2, 3, 4 tracce che ci passano, a occhio e croce. Ma vedete dove si è tagliato, sì. Angelo, quando ti becco domani ti trancio. Ha detto che no, l'ho montato. L'hai montato, sì, ma proprio l'hai montato bene. Quest'altra parte che c'è, si potrebbe ponticellare, o è più facile cambiare il flex, ragazzi? Comunque è tagliato di netto qui. Ma come hai fatto? Come hai fatto? Ma come hai fatto a farmi? Ma c'ho l'eco sulla voce, vero? Io voglio togliere Steco, come si fa a togliere l'eco? Aspettate un attimo, sto cercando dov'è? Mali mortacci tua. Un attimo che voglio togliere Steco, che mi dà fastidio pure a me. E basta. Finiamola. Basta. Basta. Faccio con la pasta. Vediamo. Oh, non sento più l'eco, però non sento più niente pure. Aspettate un attimo, Non voglio l'eco! Boh, me lo devo tenere, ma sa? Sembrerebbe che non si vuole togliere. Aspettate, riproviamo. Ah, qui. Ah. Boh. Questo non è. Ragazzi, l'eco me lo posso tenere? Vi piace l'eco? Non vi piace? E dai, su, teniamoci l'eco. Che ci importa? Un po' di eco va sempre bene. Boh, non riesco a toglierlo, ragazzi. Io ci ho provato a cercare di togliere l'eco. È più facile togliere il flex, cioè rompere il flex, come ho fatto. Allora, buonasera Giuseppe, tante new mega c. Vabbè. E salutiamo anche Antonio Pacello. Ciao. Allora, abbiamo visto che qui il difetto dipende da questo, purtroppo. Proviamo tanto è rotto per rotto, fa sempre rotto al quadrato. Proviamo a ripararlo? Va bene, sono d'accordo con voi. Proviamo a ripararlo. Ci proviamo, tanto è da cambiare, sicuramente. Allora, prendo un attimo una superficie piana, una qualsiasi.
una però che mi mando in corto la scheda, me la creo perché è un po' difficile che... Ah no, aspettate, c'ho qua. Ho qualcosa? Ho qualcosa per te. Ce la creiamo, su, questa è una superficie piana. Ora ci mettiamo un po' di Kapton qui, in modo da non far fare niente a sta scheda, e poi ci mettiamo la scheda. Questa qua è una superficie piana, comunque. Sfido chiunque a dirmi che invece è tonda. Ah, non c'è l'eco? Ah, meno male, pensavo che c'era. Io mi sento l'eco, forse mi sento due volte. Vabbè ragazzi, meglio così. Siccome ieri mi dicevano che c'è l'eco sulla voce che dava fastidio, ma non c'è, meglio. Allora, un po' di Kapton qui. E adesso andiamo a mettere il nostro filo tranciato. Flex, qua. Lo mettiamo qui, eh. Ora lo fermiamo e poi andiamo a vedere se possiamo ripararlo. Ci proviamo, eh. Sicuramente non ci riusciamo. E mica siamo Dio. Quasi. Che ore sono? Cazzo, già le 8. Porca miseria, come passa il tempo. Allora, un po' di Kapton qua, state buono, un altro po' di Kapton qui. Ok. E certo che non ci sono i valori, c'è sta tranciatura enorme qua. Era strano pure che trovi i valori là, no? Giusto? Allora, andiamo a cercare di riunire il diviso. Oh, io vedo delle tracce, però le vedremo meglio gratticchiando. Prendo qualcosa per gratticchiare. Ok, siamo pronti. Andiamo. Pam 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 pam. No, scusate. Posso un attimo guardare lo schema, perché lo schema, qualcosa c'era. Qualcosa c'era. C'è che mi sono innamorato. Dove sta? Dove è scappato? Eccolo. Ammazza quanto ce ne passano. E quando recupero tutte queste io? Ce ne passano una cifra, altro che un paio. E questa è una, no? Vediamo un po' per curiosità, eh. Una, due, tre, quattro, 5, questa è grossa, 6, 7, 8, 9 e 10, sono due queste, 11, 12, no 11 questa va bene perché quella faceva parte, 12, 13, chi offre di più? Una domanda se lo sapete, ma il flex dell'XS è uguale a quello dell'XS? Così ci metto quello e amen? Rispondete. Buonasera, cosa si ripara stasera? Cioè abbiamo fatto una diagnosi, mi sa che non lo posso riparare perché non c'ho il flex al momento. Allora 8210138, vado a vedere se ce l'ho disponibile, ma mi sa di no. Torno presto. Sono uguali, vero ragazzi? Voi mi insegnate che non sono uguali? Grazie, non parlate troppo in fretta. Allora, Recipe, eccoli qua, vediamo un po' se c'è la stessa sigla, sono uguali, se no, no. Allora, vediamo questo che sigla porta. Dunque, allora, che era questa sigla? 1378, questo che c'ha? 1591, non credo che sia uguale. Ciao, è uno. Questo idem, ciao. Questo 1416, e cioè mo che? Questo is completely diversed. Vediamo a chi appartiene l'1416 per curiosità. Indago per voi, indago per voi. Allora, abbiamo detto 821 trattino, dove sta? 0 14 16
A chi appartieni? Ambient like sensor proximity di chi? For XS Max. Esagerato, davvero? Allora questo potrebbe essere buono, XS XS Max. E lui? E perché c'ha questo numero strano? Dici perché, ma perché? Ah no, è solo XS Max, dai, su, non scherziamo. L'XS no? E dai. Caspita, 15 sterline 10. E che? E che? Dunque, è uguale però come forma? Per curiosità, no, è diverso. Questo c'ha la sagometta, questo è dritto per dritto per 3,14. Dunque, sarebbe quindi XS Max. Che sfiga, a mi serviva solo XS. È un po' è a rovescio rispetto a quello, sì. Però forse la lunghezza, no, non sono uguali su. La sigla è diversa. Ciao, ce n'è ancora uno. Ce n'è ancora un altro, non abbiamo finito, buoni, state piano, non correte. Questo che sigla porta? No, 1591, questo è quello dell'X. For iPhone X, non è buono. Dunque, dovrei averne un altro. Dove l'ho messo? Di là. Dici perché, ma perché, ma perché? Nella fine non guardi mai. Eppure tu non lo so, questo non è. Allora, sigla, la sigla 1378, eccolo! Abemus cable trovato, originale 2000%. 2000 per 1000, insomma, fate voi. Questo qui è di un XS mio, ma lo usiamo per questo, tanto uno vale l'altro, poi e tutte e due le mani in lavoro al viso. Allora, questo dovrebbe avere quei valori che lì non ci sono, vero? Per curiosità, ci facciamo un attimo una capatina qui. Ti ricordate che lì non abbiamo trovato niente, no? Magari anche qui non ci stanno. Però una capatina io ce la farebbi. L'ho trovato uno comunque. Chi cerca trova. Allora, questo cable dovrebbe essere buono. Un attimo solo che è acceso il multimetro. Così per curiosità misuriamo qui. Allora. Sì? No. Ah, aspetta, non c'era. Però invece che essere basso, questo è più alto. Questo c'è, beh, qua qualcosa c'è su. Questo non c'è, ah, non c'è. Questo va un po' meglio di quello, non è più preciso, ma insomma, va un po' meglio. Allora, per riparare quindi quel cable, non ci perdiamo tempo perché tanto è rotto, no? Allora, qui vediamo un po'. Qui è stato saldato il flex, vedo. Quindi ci hanno saldato questo, giusto? Sì. E c'è stato saldato questo, ma non ha fungito, anche perché questo però non lo voglio rovinare, perché questo è di un lavoro che non ho mai finito e che vorrei approfittare dell'occasion per finalizzarlo. In pratica qui cosa mancherebbe, vediamo un attimino, per portare a buon fine questo lavoro, mancherebbe, se non sbaglio, la seconda, no? Perché era la seconda che mancava. Vedi sullo schema chi corrisponde e sistemiamo. Dunque, un attimo solo, ops. Qui. Allora, a rovescio qua. Allora, il primo era sui 600, mi ricordo io, a memoria. E invece è un po' più basso. Non era 300, raga. Qui invece? 1300. Questo è aperto, in pratica. È una piazzola che non tocca. Allora, aspetta un attimo, rivediamo i valori perché mo a memoria mi ricordavo 600, magari non è 600, invece è 600, 650. Il secondo dovrebbe essere 370, invece abbiamo trovato 1300. Vediamo a chi corrisponde. Allora, è Yogi. Sensore di prossimità Yogi, quindi andiamo a finire dove? Dove andiamo a finire? Alla resistenza,
e poi andiamo a finire sulle piazzole 5 e 6 del signor PCD. Quindi immagino che siano queste due piazzole, ragazzi, che non vanno. Vi faccio vedere quali sto parlando, queste due qua. Questa linea qui che sta a 1300 a finire qua, quindi quello là non è saldato bene là sotto e quindi fa sto difetto. Dunque, vediamo un po'. Andiamo a vedere se veramente è così, se è un po' aperto invece che essere saldato. Ce l'abbiamo qui. Le due piazzole stanno qui all'angolo, infatti è un po' alzatino qua. Sono più vicino per leggere, ecco qui. Sì. Non tocca perché questo flex è ondulato in quel punto. E quindi no touch bien. Andiamo da quest'altra parte. Anche da questa parte non è proprio il massimo. Allora, comunque è un lavoro su questa robaccia qua. Questo, diciamo, è abbastanza sistemabile, basta farla scendere meglio sta attrezzo qua, che sarebbe il signor chip del FCD. Non touch a terra. Pam 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 para pam para pam pam. Luigi Viglione, differiscono, sì, quello purtroppo mi era venuto come dubbio che differivano, però vabbè, chi se ne è un po', prendiamo un altro. Dunque, questo comunque è di un mio telefono, un XS256, che avevo iniziato a sta riparazione, poi mi sono un attimo dedicato ad altre lavorazioni, dico poi la faccio. Il momento di falla mi scappa la pipì, tanto è solo questo che è guasto in quel telefono che sto riparando. Poi qui ci mancherebbe un'altra cosa, ma ce l'abbiamo, poi la prendiamo, state buoni che facciamo tutto. Allora, quindi questo flex qui funzionerebbe se questo mi scende di più. Cerchiamo di farlo appianare. Come si può fare? Patti chiaro, amicizia lunga. Dunque, dietro c'è questo gommino, andiamo un attimo a rimuovere. È strappato qua dietro, perché? Perché sei strappato? Chi è stato? È un po' strappatello, vabbè, non fa niente quello. Ok. Eccolo qui. Voilà. Quello è stato incollato, vabbè, chi se ne importa, adesso scherziamo questo, poi lo rimettiamo. Ok, dunque, diamo una pulita qua. One pulitem. In pratica quell'aggeggio che fa? Mette in corto queste piazzole. Come sbaglio? Perché è un blocco unico da quello che ho visto. Allora,
fatemi riguardare un attimo, eh. Mi sembra un blocco unico o no? Eccolo qua, è tutto stagnato, non so divise le piazzole, è così che voleva volare. Che strano, è così veramente oppure c'è qualcosa che non va? Che senso ha quindi mettere in corto le piazzole? Perché è bello che ci stanno questi quattro al centro, due ai fianchi, uno là. Però mi sembra che si mettono in corto le piazzole così, no? Beh. Aspettate un attimo, che vado a vedere, voglio capire. Io se capisco ho capito, se non capisco non ho capito. Allora, qua dietro abbiamo quindi, a parte sti pezzetti, queste 1, 2, 3, 4, 2, 1, no? A che servono? For curiosity. Andiamo a vedere. Scendi giù. Rompe le scatole. Parte qui che è tutto bello mezzo abbrunito, ma boh. Allora, se quello non è buono bisogna cambiarlo, perché se non stava tutto unito come sta non va bene. Questo è saldato male, questa parte qui tanto è da risaldare eventualmente, ma è saldato male, non va così. Allora, guardiamo sullo schema per capire com'è combinato qua. Se voi lo sapete a memoria, io faccio riferimento allo schema. Allora, questo è il FCD, questi sono i cosetti. Allora, questi C qua. Fatemi capire com'è combinato. Che allora, 1, 2, 3, 4... Poi abbiamo questi numeretti qua, sono i punti di saldatura che abbiamo visto prima, ok, con i componenti. Quindi quella parte lì sta sopra questi aggeggi qua, ma non è indicato in questo schema, non ci sta proprio qui, ci dovrebbe stare qui, ma non c'è, non ce l'hanno messo. Allora, se questo qui non ce l'hanno messo, a quanto pare è solo una cosa che tiene fermo tutto quanto e manda in corto, cioè manda e unisce queste parti, né più né meno. Come si fa a capirlo? Questa è una bellezza. Allora, ecco, ma sì, l'ho già capito. Beh, anche voi avrete capito, su, dai, ditemi che avete capito pure voi. Guardate questo disegno e capirete a che serve quel coso là sotto. Io, almeno io, guardando adesso per bene il disegno, l'ho capito. Voi? Avete capito? Io imparo, imparo, uso il cervello. Vabbè, ve lo dico. Allora, se voi ci fate caso, anche la forma qui di questo, dove sta il FCD, ha la stessa forma di quella che abbiamo visto dietro. Quindi, vedete, quelli 4 più 2 sono le masse. Quindi questa parte di dietro che fa? Unisce tutti insieme dando la massa lì davanti al signor FCD, sulle piazzole 13, 14, 15 e 16, c'è la piazzola 8 e la 4. Sono i stessi punti che troviamo anche qui. Anzi, no, la 4 non ce la trovo qui, ma la 8 sì.
che la 4 lo starebbe, è nascosta, vediamo un po'. Oh oh oh, boh. Vediamo sul cippetto. Sì, unisce tutte le masse, sì, infatti l'ho scoperto leggendo, grazie Gianluca. Allora, dicevamo quindi che fa la funzione è molto semplice, unire, non dividere. Allora, qui dove sta quell'altro per curiosità? Vedete, è uguale a questo, no? Perché se noi lo giriamo, e poi gira... Ok, eccola qui. Qui abbiamo solo queste 4 più 2 più 1, non è come sopra, ma insomma... Quindi queste due vanno qua, quell'una va lì e queste quattro vanno qua. Quindi tutte queste qui vengono unite da questo. Di per sé sarebbero già unite. O volendo, se uno volesse togliere questo, ci fai un ponticello e amen. Perché se questo non ti salda bene, un ponticello sicuramente rimedia al tutto. E poi questo ce l'appoggi solo sopra. Non so se mi sono piegato. Ok, vabbè, questo l'abbiamo capito. Ok. Noi dobbiamo rifare funzionare il FCD. Fine è quello. Allora, questa qui non so se è saldata bene, ma lo vedremo. Sicuramente il FCD dietro si è saldato a cappero, per cui lo vorrei saldare meglio oggi. Allora. È un po' sporco. Vabbè, questo qui tanto è da cambiare, questo aggeggetto saldato lì. Però qui possiamo fare qualcosa per questo Face ID. Mamma mia. Allora. Allora, questo è quello mio. Lo scanso un attimo perché stiamo lavorando su questa. Allora, vediamo un po'. Questo non è rotto. Nella parte che si flette. Che sarebbe questa. Ok. È in arrivo Alessandro sul quinto binario. Buonasera. Buonasera a te. Che c'hai la tosse? Che sta a combinare? Sto cercando di riparare questo Face ID, si può? Dai, stiamo facendo la stessa cosa, dai. Pure tu? Perché ce l'hai uno rotto? Io vedo solo il tuo coso. Ah, ecco, adesso è finita l'animazione. È tutta un'animazione tu, eh. Sei una persona animata. Ci stiamo aggiornando, dai, ci stiamo aggiornando. Ah, beh, sarebbe anche giusto, no? Che stai staccando quello? Non fa la stessa cosa che stai facendo tu, però su X. Ah. Vabbè, tanto è tutta una questione. Io è questo che non è saldato bene. Poi questo sarebbe riparato perché la cassa ce l'ho. Vuoi sentire un consiglio? No, sì? Dica! Ce l'hai un altro flex? No, lo devo prendere. Che è troppo rovinato questo, non ti piace? Quello di dietro non sopporta, solo per tenere fermo il... Sì, ma lo immaginavo. Però fa anche, manda pure in corto quelle masse, no? Mi senti? Io sì, ti sento. Tu mi senti? Sì, manda in corto pure quelle cose, se non sbaglio, no? Sì. Toglilo, rimuovilo. Sì, quello ci faccio il ponticello e lo fa tutto.
E come lo rimuovo io? Con le mani. Come lo vuoi rimuovere? Battuta, eh? È una bella battuta, dai. Ma ci sta pure lì, no? Eh? Ci sta anche lì. Oh, è arrivato il mio gatto. Scusa, vado ad aprire. È arrivato Tigro. Tigro, buonasera. Perché ti la metti? È in giro. Adato, che c'è? L'ha lasciato aperto pure le cose qua, questo. È andato a fumare, Angelo, e mi ha lasciato aperto, capito, Tigro? Scaldati, scaldati. Su che fuori faceva freddo. Questo è venuto a mangiare? Il piccolo. Non torna perché gli piaccio io, eh. Ha detto mi tocca mangiare. Ma guarda un po'. Allora. Vediamo come si toglie, dai. Dunque, Octaviano, nel titolo c'è che cosa sto riparando, ma non so perché a te non ti compare. Non c'è scritto solo chat dal vivo, ma c'è proprio il titolo. Stiamo riparando un Face ID. Però magari vediamo se. Io non posso farlo comparire perché quando faccio una live lui scrive live di iPhone Assist Roma, poi io il titolo ce l'ho messo, in genere dovrebbe comparire, anzi metto sempre il titolo per fare in modo che uno si possa orientare, ma metto anche i tag in genere pure nel video, così uno se cerca una cosa lo trova. Però dai, adesso il limite delle live è proprio questo, che tu non puoi fare un titolo come ti pare a te. Quindi tu che dici, mi cambia il flex a questo, poverino, è così ancora bello. Che t'ha fatto? Io ti sento sempre male, come cavolo è? Hai detto che mi regalavi il computer, spicciati, no? Non ti sento. Come non mi senti? Che non ti sento. Non parlarmi, non ti sento? Adesso si sente mo' a tratti, però. No, cominciamo che siamo a tratti, eh. Oh, pure tu, eh. Non essere equivoco, eh. Quello lo so come si toglie. Anch'io l'ho fatto così certe volte. Certe volte l'ho fatto così. Perché lo sta togliendo? Hai rotto pure là il flex? Eh? Pure quello è rotto di flex? Non mi senti, eh? Dici che sono io che non ti sento a te. Mi senti? Io ti ho sentito, ma tu non mi senti. Vabbè, facciamo a non sentirci, su. Giuseppe, non ti sento. Io sì, tu no? Aspetta, vediamo se così mi senti. Ti sto chiamando. Sì. Perché purtroppo fa schifo. Mi senti adesso? Sì, adesso sì. Oh, meno male, ma visto abbiamo rimediato. Ah. Che vuoi da me? Un premio? No. Non c'è un altro flex, se mi devo conservare questo, Alessandro. Ah, ok. No, lo devo ordinare. Poi arriverà tra qualche giorno, finché morto non vi separi. Che, già vuoi uscire? Mo sei entrato. Che c'è? Che vuoi? Dimmi. Devi mangiare o no? Ah, già mangiato? Devo uscire, ragazzi. Scusate. Va bene? Questo non lo sente il freddo, eh? Con tutto quel pelo che c'ha, è normale che non lo sente. E tutta la pelliccia che c'ha. E quando lo sente il freddo? Ok, allora, dicevamo, mi devo conservare questo. Se è possibile, se no, beh, mo qualcuno lo ordiniamo, perché mi capitano sempre più spesso, sì. Questo, cioè, guarda, comunque quando ne parlavamo ci ha indovinato, era proprio questo, eh. La mia diagnosi è stata molto elaborata, ma siamo arrivati qui, il danno è qui. You understand? No, è il bello che lui ha detto, forse l'ho rotto. Aspetta, no, io penso di non averlo rotto, infatti tu pensi di non aver rotto, però l'hai rotto. Si vede chiaramente che l'ha rotto. Allora, io uso il mio preheater, non quello che ho detto, per staccare questo. Perché ce l'ho pure il saldatorino con l'anima, ma mi piace più questo, che vuoi fare? Ma no, non ti serve, un saldatore normale ti serve.
Sì, no, però visto che tu c'hai quello lì fighetto, che vuoi da me? Io c'ho questo qua, vedi? Questo. Sì, ma l'ho visto cos'è, lo conosco quello, ce l'ho anch'io. Buttato qua sotto. Questo è un falso come manipolo della T2. Però io c'ho il mio, a ciascuno il suo. Ah, ma è un saldatore normale, io pensavo che era quello. Quello di quelli vecchi, no? L'anima di dentro, l'anima dell'animaccio. No, 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 chi è anima di dentro? Un saldatore normale, una T245 con una punta qualsiasi. L'importante è che ci sia. L'importante è partecipare, sì, 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 me lo ricordo. Sai quanti tasti di Nokia si facevano con quel tipo di manovra? Che? I tastini di Nokia, quelli che si rompevano. Ah. Allora andiamo a togliere, lo rimettiamo, e questo VCD ce lo mettiamo bene. Tu che pasta ci metti qua? Quella del capitano? No, qui ci lascio quella normale. Se tu lo togli per bene, quella rimane. Ma insomma, non hai percepito la battuta, però pasta del capitano. Detto, no? Non hai percepito la battuta, sei sempre concentrato sul lavoro tu. Ah sì? Eh sì, la Juve ha perso ieri, c'ha ragione. No, non hai fatto niente della. Ah, non è per quello? No. Uè, come sarebbe a dire che non te ne importa niente? Oh, la Juve ha perso! E te non te ne importa niente. Vabbè. Che me ne foto? Di che squadra sei? Ah, tu sei da Roma. Io della Ferrari. Tu sei dalla Pagnotta? Ah! Ecco perché non te ne fotti niente a te. Hai detto sei della che? Della Ferrari. La Ferrari? E che è mica una squadra la Ferrari? E perché? È una squadra di Formula 1. E che lo sono le macchine? C'hai la macchina bella? No. Ah, è vero, ma hai detto che ogni tecnico c'ha la Golf. Vedi che sai. Tu l'hai detto, io non ce l'ho. 80% c'hanno tutti la. Io non ce l'ho la Golf però, E ti devi. Sì, aspetta e spera che me devo, sì. Quella serve per il rimorchio, capito? Sì, quello è per rimorchiare, ma io ormai ho finito di rimorchiare. Alla mia veneranda età. Ancora di rimorchiare. Basta, no? Ormai lascio spazio ai giovani. Oh ragazzo, tu sei giovane, tu. Vediamo devi. Se lo trovo, sto benedetto flex. Tu devi rimorchiare, io ho già il rimorchio del passato. No, io non devo rimorchiare più. Ah, è vero, tu già hai rimorchiato. Scusi se mi sono permesso, No, se no magari sente qualcuna poi. Stai attento che la tua ragazza ti sente un po' di meno. Infatti. Non parlare così liberamente. Se magari ti sta ascoltando la tua diretta, poi io non voglio sapere niente, non sono stato io. Appunto. Allora? 60 minuti, sto cercando. Sto facendo una saldatura diversa dalle solite, l'hai vista? Ti piace? Che ha fatto? Non guardi tu. Qui era un po' sbiellato, no? Sto facendo, guarda, così. Lo tengo fermo, no? E poi gli do giù così, vedi? Mi spiego? Perché lì. Però lo devi prima togliere. Com'è? Ma no, non lo tolgo, sta bene così, questo funziona così, sono convinto. Che ridi? Vuoi scommettere che funziona così? Lo sai come la penso io, no? Ah, io lo so come la pensi, perciò non la penso come te. Poi mo ordino i flex e poi lo cambio, ma intanto se così funziona, carpe diem. Allora, vediamo, Vado a vedere se quei valori che prima erano vuoti, mo ci stanno. Perché se ci stanno. Se ci stanno, ci stanno. Se non ci stanno, sono uccidi. Allora, vediamo. Il secondo invece che essere di un valore era 1300. Ma che sarà? Vediamo. Oh, questo l'ho spento. Non ancora acceso. Facevo l'odore di un preriscaldatore acceso. Allora, vediamo. Eccoci qua. Posso misurare? Certo. Tu chiappi e cambi. Se c'è un corto su questo, il telefono parte a
Così veloce parte? Eh sì, 240 km orari. Tu ste Ferrari tu, eh? A 240. Allora, il quarto era a 1000, mi sa che non va bene allora. Devo cambiare flex, l'animaccia tua. No, lo stacco e lo risaldo, c'hai ragione, va. Che palpebre però, eh. Intanto ci impieghi 5 secondi. Ma sai che quell'altro senza staccarlo è andato bene? Quale? Quello che tu mi hai detto di staccare. Ah. Col cacchio che l'ho staccato. Con le mie sante mani l'ho rimesso a posto. Da sta parte è tutto ok, eh. Vediamo sopra. Sopra mi sembrava un valore da 1000, ma magari è così. Non mi ricordo, vediamo, eh. Dove sta Vux in G? Che? C'hai avuto C su quell'altro, gran C. Cracchio? No, gran C, non si può dire in diretta, no? Ah. Ah, si può dire anche D. D come ti pare. Allora, quello che ho misurato a 1000 passa, qui dovrebbe stare 5,10. No, una linea sola che non va, non va bene. Ah, però potrebbe essere il microfono. Boh, vediamo, aspetta un attimo. Allora, 780, 780, 510. Vediamo. 780? Sono sbagliati i valori secondo me. Questo è sta a 1000. Ma questo dovrebbe essere infinito, ci possiamo stare, no? Infinito 1000, va bene? Va bene. Allora. Ok, i valori ci stanno tutti. Se mo funzionasse il PSD. Senti, però ti permette pure le casse, mancano le casse. E poi ho finito. Potrebbe anche funzionare, sai? No, no, funziona, se c'è i valori funziona. I valori ci stanno, li ho recuperati. Funziona. Ammazza quanto sei subito. Mo prima poco fa ci cambia flex, cambia qua, cambia là. Mo ha cambiato parete. Vado a prendere il telefono che ce l'ho di là. Un bel iPhone XS 256 GB. Così ci facciamo questo test, ok? Ti cerco di rubare il flex. Cerchi di trovare? Il flex. Ah, ce l'hai tu, no? Sì, l'ho comprato. Ah, beh, pure io l'ho comprato, ma li ho finiti. Tra quelli dell'X. Cavolo, l'ho appoggiato. Mi viene da ridere. Se lo devo qui,
L'avevo messo a caricare perché si scarica velocemente la batteria. Adesso non dovrebbe più innescare. E beh, qua tra uno e l'altro non... Allora, un'altra volta, perché mo devo appoggiare il telefono, ma lo devo ricordare. Ma il cervello lo so dove appoggiare, sto lì dentro la scatola. Magari riparo quest'altro che me l'ha portato anche, dicendo che era tutto a posto. Però ha tranciato il... E però mi serve sempre il cavetto, che sta sempre con quel telefono. Aspetta, forse l'ho messo qui? Mi ricordo che lo stavo caricando, come questo iPhone 7 che sta qui, e l'ho appoggiato da qui al kit di arti. Hai perso il telefono? Eh? Hai perso il telefono? Tutto il telefono, sì. L'ho lasciato qui da qualche parte. Qui. Questo non ho quello lì. Questo è quello che ho riassemblato e funziona. Poi devo fare tutti i test, guarda. Mettiamolo a posto. Mettiamolo a posto. Una volta era qui, ma l'ho tolto. Allora, questo qui... con la tocca bianca. Eccolo. L'hanno tolto bene. Dietro le spalle mie. Eccolo qui. Il signor iPhone XS, che è di questo VD. Ma ce lo mettiamo e vediamo che fa. Che cosa è qua di primo? Ah, vabbè, non fa un culo. Pezzo di plastica. Allora, vuoi entrare o no? Senza casse funziona qua o devo prima risolvere le casse? Ho capito. Senza le casse funziona ugualmente o lo devo risaldare? No, funziona. Pure senza casse. Le casse infatti mo non ci stanno, me le sono vendute. Vediamo. Allora, questo dovrebbe essere carica la batteria. No, se... e la riparazione l'ho completata. A me la c'è. Ah, allarghiamo la visuale perché sennò non si vede. La mela ci sarebbe. È partito. Ci vuole il mio codice. Scusate un attimo. Ok. Oddio, sbagliato. Siamo entrati. FSD non è possibile attivarlo, non va bene. Non è buono. No good. Te l'ho detto. Che vuoi? Te l'ho detto di toglierlo. Di cambiare flex, non ce l'ho adesso, lo ordinerò. I don't know. Che non ho capito cosa vuoi togliere. Il float toglilo e risaldalo, no?
Ah, quello che ho solo fatto scendere? No, non mi va. Non mi piglia, il telefono è mio. Posso aspettare. Mali morti. Mi fai restare male, tu mi fai delle battute e io rimango male poi, no? Ah sì? Ma mi devi far lavorare fino a tardi? Io volevo lavorare solo mezz'oretta. E ti togli un peso davanti, no? Mi tieni compagnia, che so. Ah, ma tu non avevi già finito? Io ho finito? No, devo ancora iniziare. Che ne so, hai detto già ho fatto. Sai com'è? Però me l'altro cavo non ce l'ho, sempre qua sopra lo devo rimettere poi, sai? Mo faccio Robin Hood. Eh? Adesso faccio Robin Hood. Ma sì? Secondo me il danno adesso non sta qua. Però siccome non voglio andare all'indovino, faccio con le misurazioni. Voglio fare una cosa da tecnico, non da... Perché per me quello lì... Sì, saldato un po' così, però sta. Allora, il terzo mi sembra qui. Aspetta, misuro un attimo perché a me sembra più un danno di saldatura di quest'altro, che pure lui contribuisce, no? Questo scemo bianco qua che è il sensore, no? Sì. Sensore di possibilità di luce ambiente. Dovrebbe essere. Che non lo vedo tanto messo bene. Aspetta che vado a vedere, perché io mi ricordo che c'era un terzo valore che da 5 a 10 mi è dato 1000. Vuoi dire che va a finire là? Al sensore dell'anima ascia sua? Vediamo un po'. 12, 2, no, non è. 1, 9, ah no, proprio sotto al cuore, lo tocca rimanere, guarda. Mancia tua. Che bello! Che hai aperto mo? Ho fatto Robin, sto facendo Robin Hood. Cioè? Prendete i ricchi per dare ai poveri? Sì. Non era Guglielmo Tell? C'era un flex che stava solo, dentro c'è che. Ah. Ti sei imparato pure sta battuta Robin Hood mo? Vabbè, tocca toglierla, vai, togliamolo, va, togliamoci sto peso. Però dopo basta, perché io sono quasi arrivato, È da stamattina presto che sto in giro. Poi oggi ho seguito il mio alunno, quello che mi ha portato il flex rotto. Però vabbè, apprezziamo la buona volontà, no? Sì. Di chi? Era meglio che lo portava sano, però. Ha detto, non credo di averlo rotto. Infatti. Infatti, se credeva di averlo rotto, l'avrebbe fatto. Vabbè, a tutti può succedere, dai. Ma forse era già rotto da prima, dai. Abboniamogliela, va. Non ti pare? Orel. Dici perché, ma perché, ma perché? Na 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 na. Ammazza, prima che si scalda, sto cosa si mette. Mettiamogli una pulitina, visto che stiamo aspettando. Andiamo? Vuoi togliere? Su, bello. A posto. Adesso facciamo Robin Hood. Ah, ma ti piace proprio fare Robin Hood a te? Vabbè. Ok. Tolto. Vediamo com'è qui la situation. Perché negli occhi miei non guardi mai. Ma è abbastanza buona la situation qua dietro. Posso dare una sgrassata? Vai, vai. Lo sgrassatore? Sto cercando dove sta. Eccolo.
E qui le piazzole stanno bene, a casa tutti bene. E c'è sempre la zia che rompe le scatole lì, vedi? Cioè? E c'è sempre qualcun altro che rompe le scatole, no? Uh-huh. Allora, mo se non mi incitavi tu a farlo non l'avrei fatto, perché proprio non mi pigliava. Sai quando c'è voglia di non farlo? Sì. Non ce l'hai queste voglie di non farle? Cioè? A te non ti passa la voglia di farlo? No. Bello a te. A posto. Allora, andiamo a rifare le piazzole perché un paio non sono buone. Tu le fai sul chip o sulla scheda le piazzole? Sull'IC con il saldatore. Come? Sull'IC con il saldatore. Però ma allora pulisco la scheda sotto perché è impecionato. Io do una pulitina. No, non sono ossidate. Sì. Però qui devo dare una pulitina perché diciamo sono troppo alte, se no se le faccio lì. O le faccio qui e o le faccio lì. Tutte e due non vanno. Poi non c'ho lo stencil per farlo. Come? Non c'ho lo stencil. Hai lo stencil? Non ce l'ho. Ah, manco io. La faccio a mano, qual è il problema? Bravo. Il metano ti dà una mano. Ma non so chi è sta Federica, ma mi fido, Federica, la mano amica. Ah, lei in sta pubblicità non la conosco. Non la conosco. Io non ti conosco, non so che stai a di. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Ok, le piazzole le ho pulite. Reputo che. E te stai fermo che sto lavorando. Si sposta sto cazzo, mi stavo facendo arrabbiare. Devi stare fermo, sto lavorando per te. Io vado a lavorare e lui si sposta, ma io non capisco, Questa gente che non capisce, si sposta, si sposta. Sto scherzando, Però non è facile lavorare quando si muove tutto. Soprattutto quando ti girano i balls. Cerchi di andare verso dove si muove, no? Questo c'è il movimento. Ok, questo è pulito. Passiamo all'IC. Buono, accucciate qua. Vai con l'IC. Puliamo qua per terra che ci stanno poche di flussantino. Flussantino. Ciao. Dingi perché, ma perché, ma perché? Però mi sa che lo stencil di questo io ce l'ho, lo sai? E che mi chiamo Alessandro? Sì. Sai come direbbe mio fratello? Sì. La sai la battuta, no? Ho comprato le setole nuove. Però sono ancora un po', sono un po' attaccate al dovere. Ho preso quelle buono perché sempre mi piavo quelle che si rompevano subito. Che dici, è abbastanza buono? Sì. Due piazzole sono un po' schifette. Un paio di piazzole sono un po' schifettose, però. Che? I pennarelli per pulire questi. Usi senso, dai? Bravo. Sì, sì, bravo, pulisci i denti. Ma perché mo è tutto buio lo schermo? Che è successo? Ah, perché si è cambiato e è andato a finire su JC. Ma no, non ti può muovere un attimo che qua si sposta tutto. Era andato su JC. La finestra dove se io ho aperto JC si vedeva il programma, ma siccome è chiuso era diventato tutto nero. Allora, ci dovrà avere lo stencil, vado a vedere, mi sembra che ce l'ho. Mi sembra che abbiamus stencil.
è isso? Vediamo, mi sa che è isso, eh? Allora, no, no, non ce l'ho. Come, pensavo di avercelo e poi non ce l'ho. E però non va bene. Dai, fai Federica. Dai che ce l'ho, sto scherzando. Questo. Vediamo se è lui. È isso! Va bene? Ti piace? Che è teretano. E questo, vedi? Però c'ho due piazzole un po' a cacchio, eh. Quelle nere là non è che mi piacciono tante. Ce l'ho detto io che sei ricco tu, eh? Eh? Te l'ho detto io che sei ricco tu. Ma okay, che questo è quello che ho comprato per il PSD e c'è sta pure su Sensor. Della MA Hand. Quello che mi ha sbagliato l'ordine. Non puoi capire, l'avrei crocifisso. Che cosa? Ha sbagliato l'ordine della roba che gli ho chiesto. Questo l'ha indovinato, il resto mi ha sbagliato tutto quello. Quel cinese di quel cinese. Allora, vabbè, vado a ribollare, se lei permette. Vada. La rovescio. Ah no. Che stagno ci metto? 138. Cioè quello da 220 gradi va bene uguale? Sì, così fondi il flex. Come 138? Mo metto quello più basso. 138. Sei sicuro? Vabbè, allora metto quello da 220, va. Metto quello da 220, va bene? Come diceva Graziano, la mamma mia è sicuro. Ma questo lo dici tu. Io non c'ero. Oh, dai. Non rimane, perché? Non rimane. Se ne va spasso. Ok, adesso va bene. A volte rimangono. A volte ritornano. Fermo così. Non ti muovere, grazie. Tigro, sto saldando. Aspetta, mo, eh. Che palpebre, mi sembra femmina. Mo esci, mo entri, mo riesci. Esci, entri di volta sola e basta, no? Vuole andare a gattina. Mo era uscito, mo rientra. Un attimo, grazie. Prego, dottore. Buonasera. Oh, devi decidere che vuoi fare. Non è che puoi fare scendere. Mica stiamo al Colosseo qua, eh. Il Colosseo è tutto aperto, entri. Anzi, manco ti fanno entrare perché c'è il custode. Che ti dice se c'è il biglietto. Allora, vediamo un po'. Non so perché dicono al Colosseo. Il Colosseo perché ti fanno entrare quando ti pare. Prima paghi, poi entri. Ah, vedi che bello il bollinghino che t'ho fatto. Fa un po' schifo. Però è bello, eh. Che cosa? Il bolling. Ah. Non ti piace? Vabbè, io scherzavo. Dicevo solo, guarda, no, che carino. No, non sto dicendo niente. Sì, lo so che tu sei preso lì, che non lasci stare, che non ripari. Posso dare una scaldatina, no? Ok. Così il prezzo è giusto. Buono. Good. Very good. Negli occhi miei non ci guardi mai. Ok. Questo is ready to use, quello pure. Mo facciamo l'accoppiata vincente, no? Questo poi lo posiamo perché Sostenzio ogni tanto mi servirà, se no che l'ho comprato a fare per metterlo lì posato, eh? Ok, allora andiamo a saldarlo qui. Ti ricordi il verso? Sì. Del gabbiano? Sì. Ah, te lo ricordi? Questo l'ho già pulito, noi chiamiamo sgrassatina. Eh,
Eppure tu. Già lo so, già lo so. Negli occhi miei. Allora, questo. Per non farlo scivolare, mo che lo saldiamo, come facciamo? Per non farlo scivolare? Sì, perché tende a fare un po'. Oh, lo slalom speciale. E ci metti un po' di Kapton. Che? Kapton. No, 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 c'ho un'altra idea io. Per saldarlo senza problemi. Tu non me l'hai detta, io ce l'ho in testa questa idea. E adesso lo andiamo a fare. Tigro è sparito, è andato a mangiare, lo sta qui? No, è sparito, è andato a mangiare. Ma questo è diventato un po' grasso il ragazzo, eh? Ci mangia troppo secondo me. Ma no! No! No, non va bene! Sbagliato! Eppure tu, io lo so, che negli occhi miei non ci guardi mai. Inge, Inge. Ok. Così va bene? Aspetta che non sto vedendo. Sì. Questo è il verso suo, giusto? Porca miseria.
Ok, vediamo com'è andata. Non è andata, non ci sono due valori. Che silenzio c'è stasera. Che silenzio di tomba.
il quarto e il quarto, che so, vediamo un po'. Quelli che non vanno sono il quarto col quarto. Allora, il quarto qui e va a finire sul sensore di prossimità. Proximity B O P int L. Vediamo left, 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 sinistra. E dove va a finire? No good. Poi tornando sempre a bomba, l'altro valore sempre del PSD, vediamo un attimino, penso di sì. Controlla, però ci sono due condensatori dietro, controlla uno dei due, quello a sinistra sotto al float. Allora il quarto pure qui, Rigel status Rigel 11.1, questo lo senti diretto proprio a bomba sotto lì. Allora, quelli che stanno dietro, uno adesso l'ho visto, è questo. Ce ne sono quattro se non sbaglio. Sì, quello che non va è quest'uno, ma dovrebbe essere una resistenza, non un condensatore. A sinistra, sotto. Sì, 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 stanno là. Allora. No, è una resistenza da quello che vedo, sì, nera. E questa qui o non c'ha il valore di suo o... Ma sai, questa è una metà cambiata, non può funzionare, perché noto una cosa che non ho notato poc'anzi e che mi fa capire che qua stiamo a perdere tempo. È strappato qua. Proprio strappata. Dove ricostruire queste cose? O è proprio così? Io la vedo strappata. Allora, questa resistenza qui va sulla piazzola numero 1. E questa qui diciamo che non ci sarebbe come value. Però volendo si potrebbe recuperarla pure facendo un ponticello se fosse strappata. Sì, ma è troppa carne a cuocere. Allora. Aspetta, voglio vedere se è strappata. Mi sembra strappata, guarda. Ma forse so io che sono prevenuto. Vediamo un po'. No, sta sopra a un promontorio, diciamo. È fatto proprio così. Però la resistenza secondo me è buona. Perché sta bella saldata lì al posto suo. E più che altro il numero 1 e poi il numero 2, mi sembra che l'avevo detto, fammi andare a rivedere. Questo per il sensore di prossimità. L'altro il 4. Il 4, sempre da questa parte, si va a finire sull'11. L'1 e l'11. Sono i due che forse toccano di meno. L'1 sta laggiù e l'11 sta a metà lì. Allora l'11 e il terzo, sì, non tocca proprio, non è che senza dubbio non tocca, non si vede proprio, è come se manca la piazzola. Boh. E poi l'1 da quest'altro lato, vediamo un po' qua. Boh, quello sembra che tocca però. Andranno a coppia questi?
niente, il difetto permane, quindi cambio flex. Lavora su sto flex tutto scassato, non se può, lo devo ordinare. Morte tua. Ali morte tua. Ma non è perché non ho collegato dietro la placchetta che non va? Quale placchetta? No, no, non c'entra niente. Lo supporto. Lo sopporto io, mica lui a me. Ali morte tua. Com'è? Quest'altro invece sta proprio in corto. Parte a 200? Eh sì. Ah, anche tu hai stato bravo. C'è un'ottima prova. Poi 90. Cosa è tutto spianato qua? Pascalino tu, Pascalino tu, Pascalino tu. Ogni tanto. Quale si è imparato dal tuo, secondo me? Si è imparato dal tuo. Ha detto che io non faccio rumore, solo quello di Alessandro, eh? Questo si sta offendendo, dico, vabbè, fa rumore pure tu, basta che la finisci.
così di merda. Ha combinato? Il flex che ho rubato dai ricchi a dare ai poveri era... Non va? No. Peccato proprio quello far notte. Perché il flood va bene.
ce l'ho. Allora, abbiamo rimesso un'altra volta la geccia qua. Allora, intanto proviamo questo per vedere se va. Facciamo una prova. Ok. Vediamo se è tutto a posto. Bene, 1500. Forse ci siamo. Forse, molto forse. L'ho risaldato più decentemente possibile. Vediamo. Allora, questo dovrebbe andare questo pezzo. Sì, sì. Ma quella A10 che ci fa là? Eh? Quella A10 che ci fa lì? È un'immagine. Ah. È della macchina tua? Della... Ok. Vediamo cosa succede in città. Cosa succede? Cosa succede in città? Allora, abbiamo collegato tutti i flag, pare di sì. Qui però aspetta, mi sa che devo ricontrollare il dot, perché il dot progettor di questo cacchio di telefono, se non mi ricordo male, era ossidato. Che cosa? Uno di questi XS che sto riparando. Ma dopo te ne controllo anche il dot. Era ossidato? Mi sembra di sì. Comunque adesso ho fatto la parte anteriore, vediamo cosa dice, se deve comunque no. Allora potrebbe essere parte di tutto. Non è possibile attivare questi GMS. Ancora c'è l'errore. No, però sai, una cosa buona è forse passare lì da Treuduzze, che è più dubbio di volevo, no? Che cosa è ora? Se l'hai flashato è probabile pure che non lo vede perché... No, questo mi è arrivato in corto proprio col Face ID, capito? Quella parte frontale. E forse quella di sotto era buona, per cui ho detto, vabbè, cambio quello e amen, no? Allora, vado a vedere un attimo cosa mi dice Throw Tools. Hai tempeste password pin. Ok, è caduto una vita di chiusura. Allora, adesso stiamo entrando in Throw Tools per vedere cosa ci dice dell'hardware. Dunque, si sta aprendo. Mi ha chiesto il permesso, ma ancora non lo vedo. Madonna, quando lo sei... Ah, ecco, si è aperto, va. Quando serve una cosa ci mette un attimo ad aprirsi, eh. Per fare cosa? Volevo leggere i dati interni del telefono. Se, cosa mi dice Verification Report, no? Se mi dice che c'è qualche problema. Ah, forse è intervenuto tre iTunes, ma come lo so ancora.
poi ci va fuori la tua. Dunque, da 256 ne ho riempito gran parte. Io occupo spazio. Io occupo spazio. Il report, vediamo finalmente cosa ci dice. Ammazza quanto è lento sto computer. Dunque mi dice, eccolo qual è il problema, vedi? Rear camera e front camera meglio charge, capito? Vabbè, la rear camera e la front camera pure che le cambi non ti danno problemi. No, no, l'importante è che non cambi l'infrared. Vedi se è aperta, hanno aperto praticamente dove ci sono le fotocamere del Dot Project. Se non sono state aperte, allora sì che non può fare niente. Comunque la fotocamera posteriore non contribuisce anche lei alla... No, vai tranquillo, puoi cambiare la fotocamera posteriore e frontale la puoi cambiare. L'importante è che non cambi la termica, quindi l'ultima a sinistra e il... Però siccome hanno cambiato questo e magari tutto un blocco, fai ricaricare la parte di sotto, quindi... Il tripode, no? Là sta la fotocamera davanti, no? Aspetta, eh? Sì, è il punto che sto dicendo, magari com'è? Provo a toglierlo e vedi se... Per come io qua c'è un altro di tripode, no? E questo combacia come seriale, dovrebbe essere questo il problema, no? Sì. Non mi fa la prova. Intanto questo... Ma non c'è scritto, penso, seriale, eh? Com'è? Non credo che ci sia scritto il seriale. No, lo vedo con traduzzo, no? Tolgo quello che c'è montato e ci metto questo. Ma scusa, solleva un attimo dove c'è il gruppo camere e vedi se è stato aperto per togliere la fotocamera frontale. No, qui non ho tolto niente qua. E allora significa che ti hanno dato il flexbox sbagliato. Sto dicendo, è sbagliato questo. Non ti ho detto la stessa cosa io? Sai che c'è? Purtroppo sta scocca è stata cambiata più volte. E potrebbe essere che sta fotocamera non è la sua. Fate un attimo, se mette quello, se mi dice questa è buona, vuol dire che abbiamo messo quella giusta, no? Sì. Ma convinto. Come dici? Ma convinto. Anche perché questo è blocco assemblato e non è mai stato aperto, no? Se la fotocamera è stata cambiata, vuol dire che il gruppo sotto è stato cambiato. Certo. E lei mi insegna che se lo cambio, ciao FSD. Arrivederci. Allora, mo questo passa sotto la batteria, che bella cosa, no? Bisogna solo... Vabbè, io adesso... No, ora ce lo metto così, a passare. Poi solleviamo. Non so nemmeno se è questo, io penso che sia questo, perché stava insieme a quell'altro, capito? Quello che ho preso dalla parte di parte. Non ce l'ho portato io, un futuro di colori pari. Se con questo non dà errore vuol dire che il FSD l'abbiamo riparato, no? Yes. Magari non ci dice che la fotocamera è maybe charged. Se è stata cambiata non credo che... No, quest'altra se non ce lo dice vuol dire che era quella sua, non ti devo dire. Ah, sì. Vuoi entrare, mortacci tua? Come dici? Se l'hanno cambiata perché era rotta. No, penso che l'hanno cambiata per la scocca. Questa all'origine è nero questo telefono, capito? Questa è bianca. Mi capisce lei? Yes. Allora se tutto va bene, poi c'ho la scocca nera, lo alloggio là con tutto quanto e via. Anche poi la fotocamera posteriore sarà quella sua. E non rompe le scatole dicendo che non è la sua. Mi spiegai? Comunque i flecomens servono perché devo riparare quell'altro che ha rotto Angelo. Quello l'ha rotto lui, non so stato lui. L'ha portato già così, ma magari è stato qualcuno prima di lui perché dice che è stato spostato più volte. Ecco qua, adesso siamo pronti a vedere se c'è ancora errore di PSD oppure no quest'altra fotocamera, perché io penso che il lavoro l'ho fatto bene, non perché l'ho fatto io, però mi ci sono impegnato.
Io avrei già lasciato. Da un pezzo. Allora, vabbè, sta ripartendo, speriamo bene. Non è possibile attivare questi dito su questo iPhone, però andiamo a vedere se mo questa è la camera la sua, no? Giusto? Yes. Ok, abbiamo aperto. Questi dito non è possibile. Vediamo se adesso ci dice che la rear camera, no, la front camera è la sua. Se ce lo dice, non sarebbe male. Sta leggendo. Questo poi lo devo dare a una persona che glielo ho promesso. Per cui glielo vorrei dare. Quindi siccome non l'ha dato senza così di. Se io le do senza così di, se ne fare fatto. È giusto. L'accordo era quello. Se riparo il FCD mi dà quello che è giusto. Se non lo riparo stiamo a fare. Allora, vediamo. Yeah, verification. Uguali o non sono uguali? Allora, rear camera make it change, front camera c'è scritto che non la conosce, è bruciata. Eh? O è bruciata. C'è tutti i zeri al posto del seriale. Certo. Ah, quello è normale perché non l'hai flashato. Tu dici? Sì. Dai, no. Oh, mi devi fare sto coso. Ehi. Ehi. Vuoi che flash? Tu ti sei guardato il Gordon Flash in televisione, te lo dico io. Vabbè, flashiamolo. Qual è il problema? Un flash in più. Che male fa. Lo flash, eh? Però gli cancello i dati, intanto non me frega, sono dati miei. Ci ho clonato il telefono mio per prova. Cancello tutto. Flescia, flescia. Così fa prima, perché se io adesso mi cerco di salvarmi i dati, stiamo freschi. Sto flashando, guarda, vedi. Non comparso lo sparaflescio. Aspetta che ora lo facciamo comparire. Quanto è stupido sto programma. Treo Tools sta qua. Dalla schermata nera invece che fa vedere Treo Tools. Fai vedere sto Treo Tools o no? Manco po' cavolo, ha detto che non ve lo meritate Treo Tools. Non si vede. Boh, ma chi se ne frega. Non posso condividere Treo Tools, mi spiace. Not visible, not visible, non è visibile. Allora, dici che ha detected my sound my iPhone. Puoi farlo? Sì, certo, fallo e non rompe le scatole. Ah, adesso compare, perché stava facendo la domanda, non ce l'ho comparito. Posso formattarlo pure se c'è il FCD? Certo, è il mio. Vuol dire iCloud. Essendo il mio, posso formattarlo, giusto? Se non era il mio, era meglio di no. Ho detto bene? Dico bene, dico bene. Ok. Tu stai troppo fino a tardi, guarda che ore già sono. Tu lavori troppo, ragazzo. Io a quest'ora. Beh, prima lavoravo anche per un. Io a quest'ora stavo già bello così a farmi una canzone, a mangiarmi una pizza. Anzi, no, ho fatto le braccioli di maiale. Buono, eh? Stasera mangi il maiale, eh? No, stasera no. Il pranzo, la sera. Che mangio la sera le braccioli di maiale prima che digerisco. Arriva domani mattina. Sarebbe da pazzi per uno dell'età mia mangiarsi alla sera del braciole. Però oggi me ne sono sgominate. Solo le braciolette con un po' di insalatina. Buone, buone. Poi col mio pane fatto in casa però, hai pure. Cioè? Lo faccio io. Ho fatto un buonissimo pane misto con, come si chiama? Integrale. Allora, vediamo intanto se qualcuno mi sta dicendo qualcosa. Unisce tutte le masse, prego. No, nessuno mi dice niente. Alex Miragliotta, buonasera, ciao. Tiziano Lopez, buonasera, ciao anche a te. Chi altro c'è? Nessun altro da questa parte. E invece su YouTube abbiamo dei nuovi intervenuti. Giovanni Latilla, Angelo Marche, poi dobbiamo sapere che stiamo riparando nei fondi S.
Diego Muniz, buonasera. Buonasera. Ok. Mi sembra di aver salutato tutti. Se qualcuno l'ha salutato, lo saluto adesso. Saluto anche te. Ti sono salutato. I don't know. Intanto questo si sta ripristinando. Ripristinando. Qua dentro che ci ho messo? Ah sì. Dunque, quest'altro XS lo devo finire di riparare, però noi intanto mettiamo nel carrello un bel flex di questi originali. Ce l'ha l'amico tuo, vero? Sì. Originali? O mi dà quelli fasulli e poi se volevo quelli originali me lo devi dire? Vai tranquillo, funzionanti 100%. Ehi, ma l'hai capito la mia battuta? Alessandro ti tira i peli. Ehi, ma l'hai capito la mia battuta? Sì, l'ho capito, l'ho capito. Però sai, su, pure tu. Sì, e sì, buono. Alessandro ti tira i peli, devo dire? Che però fai? Alessandro ti tira fai pure il... come si chiama lì? No, non questo è il lavoro che fa mia nipote, quello che hai detto tu. Quale? Eh? L'influencer? L'estetista. Ah, tua nipote. Perché che ho detto? È mio nipote. No, no. La ragazza fa l'estetista. Ogni ta... Perché tempo fa mi ricordo appena che... Sì, io ti tolgo i piedi, te ne vai uno, qua fa uno. A me mi dice, mica c'ho 20 anni. Questi di 20 si fanno i piedi. Di tutto e di più. Lasciamoli fare. Allora, quindi questi XS qui è da finire di riparare con tutto il frontale. Bene che ho comprato la roba, lo finiamo. Questo me lo terrò io, è sempre un 256. Sempre se funziona poi, perché devo comprare anche il cavo connettore DOC, non solo quello. C'ha due difetti, FSD e connettore DOC. FSD basta che cambiamo il flex. Connettore DOC, basta che il connettore DOC. Oh. Speriamo che non ci abbia anche altro, perché secondo me chiudo c'ha pure altro. Magari è cascato dal settimo piano. Oggi mi ha chiamato un signore che gli ho chiesto perché si erano spostati i live, no? Perché non mi aveva detto la volta scorsa che gli era caduto da 30 centimetri. Cazzo, dico, 30 centimetri perché fa questo? Dice no, tutto il quinto piano. Ah, quinto piano. Già è diverso, no? Quinto piano da 30 centimetri. Beh sì. Inizialmente lui ha detto solo 30 centimetri. Dico, caspita, questi 30 centimetri sono belli interessanti. Comunque sia, stiamo in fase di flesciatura. Si dice così? Stiamo al 27%, prima che arriviamo qua, se facciamo un attimo una camminata. Fammi vedere che stai a fare, allargo la schermata. Ammazza quanti intrulli che c'è là davanti, eh. Gira viti, pinze, di tutto e di più. Che fai, ti nascondi? No, no, sto qua, sto qua. No, c'erano tutti gli intrulli che hai tolto. No, no, non ho tolto nessun intrullio. Vediamo se scende questo, eh. È rotto già 3/4. Scende? La pioggia? Ma che fai? Crolla il mondo intorno a noi. Per amore sto morendo. Amo la vita. Allora, dunque... Mio nipote mi ha fatto vedere le sue pizze. Chi? Mio nipote, stiamo condividendo la passione per farsi la roba fatta in casa, no? Mi ha mandato le foto dei panetti. Sono perfetti. Sì? Sì. Stanno proprio bene, bene, bene. È bravo, è bravo. Lui da molto prima di me si è messo a smanettare lì.
Guarda questo che si è comprato. Che stronzo, si è comprato l'aspiratore quello bello. Chi? Amico mio, Claudio. Mi ha mandato la foto dell'aspiratore. Ti posso scrivere stronzo? Ah, non lo so, L'ho già tu scritto. devi Mo' decidere. glielo mando. Con tanto affetto, eh. Questo lo fa apposta per Con farmi rosicare, tanto capito? affetto C'ha di tutto e di più, capito? bisogna stare aggiornati. Sì. No? Sì. Ma senza un'invidia sana, cioè nel senso io non ce l'ho. Ma quanto ci mette a formattare sto telefono questa? A quanto è arrivato? Ancora 29%? E che stai a maciullare? Vabbè che devi spianare da di mia, che erano tanti, però. Un po' lento a scrivere, no? Vabbè, se hai fatto recovery ci impiega tempo, eh. No, Mica non ci hai ho fatto fatto pure salvataggio di quello. dati, ho detto cancella tutto, pulisci tutto, A quanto sta? spazza tutto, manda a casa tutti. Tra un po' torna pure Tigro perché io intorno alle 10, 10 e mezza ero in casa e poi finalmente capisci che può andare a dormire. C'ha gli orari suoi, capito? Dormire con te, vicino a te. Più o meno. Il gatto mio si. Gatto mio, quando stavo a casa ancora, dormiva insieme a me, si metteva vicino ai piedi. Sì, in genere fa così, ma lui lo pesa questo, lo scanso, dormi accanto, non rompo le palle. Come pesa? Pesa, sulle gambe senti quei 10 kg, 15 kg, quando cazzo pesa. Mezz'ora lo sopporto, dopo un'ora o due comincia a pesarmi. Dico, scantate, ciao. Non ti ha tolto mai dal letto. No, perché mi dovrebbe Non ti togliere? ha tolto mai dal letto. Ieri sera invece si è No, no, arrabbiato no, perché sono andato più quando tardi di lui, io dormono stavo praticamente. dormendo, no? E quindi l'ho dovuto svegliare perché si è messo, non mi fa entrare mai sotto le coperte. Allora mi ha dato un mozzichetto, dice, stronzo, mi hai svegliato, e me che vuoi, sveglio e zitto, zitto. Così la prossima volta ti metti a posto tu, invece che davanti alle scatole. E vabbè, i gatti sono gatti. Ma questo è troppo. Questo è buono, è I gatti buonissimo, dai. comanderanno il mondo. È molto buono, non fa male a nessuno. Dunque, siamo arrivati per la cronaca al 32%, L'importante è che non lo fai. eh. Cioè? L'importante è che non lo fai con le patate. Ah sì. Che hai detto tu che è buono. 32 writing file system flashing no eye device. Oh, ma la cosa con l'XS, hai visto che quando fa il ripristino non dice normal ma dice no device? Non l'hai mai notato? No. La prima volta mi si è messo pure, dico come ci sta, lo stai a formattare e non ci sta. Treodurso scrive no eye device, no, non c'è un terminale. Please connect the device, invece no, è connesso che sta predestinato, capito? Qual è il problema? È come se è nascosto pure a lui, no? E vabbè, allora, qui c'è questa cosa che me la riprendo, sono andato a finire. Ok. Piccolina però. Mi sono autoriparato il mio giubbetto autoriscaldante. Mia sorella mi ha regalato un giubbetto che, vabbè, è stupi una stupidaggine, che si riscalda da solo. Riscalda, cioè. Ci Ti sei messo la mette una resistenza, eh? batteria e si accende. Sì, naturalmente c'è un aggeggetto. Era morto, l'ho riparato. Perché è comodo quando esci che fa freddo e che sta un po' più caldo. Soprattutto quando fa 1 o 2 gradi fuori, eh. Quando fa? Ieri, l'altro ieri erano 2 gradi quando si usciva. In giro un attimo. Oggi pure. L'avevo già sentito appena uscito. Poi ho fatto le previsioni meteo, no, col telefono, ho visto 2 gradi. Ah, ecco perché. Sentivo un po' freschetto. Allora, abbiamo rimarato o no?
Ma che? A prenderne un altro? È sempre ruba ricchi per dare poveri? Sì. Ma qual... Però sembra che sia proprio andato. Morto? Penso proprio di Poi sì. alla fine lo riparo io e non tu. Oh, sei fortunato, che vuoi? Beh, la fortuna gioca un ruolo importante. Io sono sfortunato, te l'ho detto Sei io. fortunato in amore, su. Così si dice. Sono fatte quasi le 10, eh. Te l'ho detto che si sta facendo tardi. Tra un cacchio e l'altro, già so quant'è. 2 ore e 23 che sto io online. Più o meno pure tu. Eppure io mi divertirei a mettere, se così stesse, una netta da un giga, da un terabyte qua. Su questi XS, perché? Guarda, Non io so se esistono. casualmente l'altro giorno ho messo, te l'ho già troppo detto, no? Ho messo un 6S Plus, una 512 e l'ha presa. Capito? Sì, lo so che lo prende. Ma devi trovare la memoria da 1 tera, però. Beh, come hanno fatto la 512 quando ancora non c'erano, pure il 256, se tu lo dici a... Perché La devi rubare da qualche iPad. si vede, ci stanno. Se non sbaglio, sì, c'è uno che ha 1 tera. Vabbè, rubare non è bello, prendere dai ricchi per dare ai poveri. La devi rubare da un iPad. E continui, prendere ricchi per dare ai poveri. Vabbè, quello sì, era sottinteso Ah quello. no, tu continui a rubare, rubare. È pericoloso di rubare, arriva conto e di meno. Beh, mo c'è altri problemi lui. Mo lo sbattono fuori quello, te lo dico io. Ma sai qual è il problema? Che ce la prendiamo sempre noi in quel posto, Quello stupido di Renzi ha fatto lo scemo. eh? Ma scusa, ma sei stupido, può fare l'intelligente. Lo so. Tu hai detto che è stupido, quindi uno stupido non è che può fare Per l'intelligente. non essere volgare ho detto stupido. Ah, c'era di peggio? Tu stai in pandemia e te ne vai e te ne vai. Non è il luogo adatto per parlare di politica, però una persona sana non avrebbe fatto mai una cosa del genere, perché già stai in un periodo di M. Poi che fai? Metti ancora fuoco? Significa che sei un imbecille nato. Può fare solo la ruota della fortuna lui e Ma non basta. lo so, io non me ne intendo. Conte ha basato tutto sul fatto che non c'era ragione, non c'era una motivazione. Se gli credono che non c'era motivazione, ma tanto ho sentito che arriva Berlusconi, sai? No, lui si è diventato, ormai è diventato vecchio lui. No, no, sai che faranno? Tu vedi che non sei preparato in politica. Arriva Infatti a me non me ne Berlusconi, fotte niente. cacciano i 5 Stelle e fanno Berlusconi, democratici con Conte, vedrai. Non ci credi? Che Non credo. ti vuoi giocare? Ci giochiamo un caffè, dai, Ok, va però. bene, giusto, eh. Però l'aria è quella, vuoi vedere? L'importante è che non creano casini. Ma ormai, pur di non far andare al governo, chi tu sai, stanno a fare impasti e rimpasti e rimpasti. E ne faranno un altro, lo strappano, vedrai. Vabbè. Allora, siamo arrivati intanto all'80% e sta facendo la baseband. Sending Daddy baseband, e baseband funziona perché la sta updatando, meno male. Oh, già è qualcosa, no? Pensa se non l'updatava. Siamo alla baseband, ragazzi, vedete? Sending Daddy baseband, basebandata. Abbiamo quasi finito l'attesa, speriamo bene che questa attesa sia fruttuosa, perché se non è fruttuosa, non è fruttuosa niente, io me ne vado comunque a mangiare qualcosa e poi a dormire, perché domani è un altro giorno. Come disse quella lì, domani è un altro giorno, quella lì e non potete vedere che cosa arrivava. Stai saldando o dissaldando? Saldando. Però c'è il marchio cinese per quel flex, eh? No, no, è originale, E come? che è quel timbro là? Quale? Quello lì, io lo vedo un timbro.
Ehi tu, facciamo se scrivi, vedi, è quello che tu dici, per non farlo muovere, per non metterci a pensare anche lui. Hai visto come balla, no? Voleva fare la salsa. Hai visto come balla Nando? Allora, lo spara flash è quasi finito, eh? Writing metadata. Qui c'è una NAND da 256 GB di un XXS. Da qualche parte la sparerò. Magari c'è il pupo qui che c'è l'X da 64. Ti propongo l'update. Così se lo rompe, lo rompe lui. Se va bene, se faccio 256, no? Vabbè, ma anche 5 e 12. C'è anche il 512, ma non ce l'ho dell'XXS, ce l'ho al 7 Plus. Ah, 7 plus, sì. Sbagliai perché l'avevo preso per quello, ma poi ho sbagliato, l'ho preso per altro. Qui intanto ha finito, sta ripartendo. Speriamo bene. Ma andiamo a leggere poi in Treutursk che cosa dice, così possiamo capire come siamo messi. Sarebbe a dire la verification report, no? Prima ancora che riparte possiamo andare a dare un'occhiatina. Ammazza quanto ci metti, porca miseria, dai, ecco. Verification report, vediamo cosa dice, ci sono i materiali. Dai. Dunque, no, front camera may be changed, pure questa non è. Quindi mi sa che è quella che sta nella scocca nera che ho lasciato lì. Mi ci gioco Però qualcosa. non è il seriale adesso. Sì, adesso ce l'ho. Secondo me però il seriale ci sta sulla fotocamera, sai? Tu dici di no? No, non c'è Devo sulla scommettere fotocamera, che questa è c'è, so retina. dove sta. Io Provo a vedere adesso se funziona. ce l'ho letto. Qui c'è una front camera, che dovrebbe essere questa alla fine. Ma non mi dica che lo devo sparare una volta, Comunque, guarda, ti faccio vedere dove sta il seriale. Che tu dici che non c'è, siccome ce l'ho davanti quello che dovrebbe essere, e vado a leggere questo, no? Dove stava? Io l'ho visto. Ehi tu, amico. Ah, non c'è. Mazza, non c'è. Non c'è. Eccolo, no, c'è, eccolo qua. Trovato. Allora, DN8, 8. Ci sta. Chi ti ha detto che non c'è? 3-7. Questa finisce con 8QM1G, vediamo. E non è nemmeno questo. Perché dicevi che non c'era? Il Che cosa? Il codice c'è. seriale? Quello sì, c'è. È quello che compare lì, no? Sì, quello sì, c'è. Ah. Mo ti stai ricredendo, No, mi sta facendo impazzire sto merda. mo? Ah. Senti, ma il codice a barre che ci sarà scritto? Codice a barre non lo so. Allora, questo non è il suo e naturalmente metterà errore nei mortacci sua. Tocca cercare sta camera perché mo già ne ho trovate due e nessuna delle due. Beh, uscirà fuori, sì, da qualche parte l'avrò messa, si spera. Aspetta, vediamo in quell'altra cosetta. No, lì non c'è. Pensavo di averlo nello scatolo originale del cliente. Però mo, se questo seriale è giusto, per curiosità, che ho letto. Aspetta, però questo è il seriale del Dot Project, ok? A noi servirebbe il seriale della camera, che non c'è scritto. Quindi questo potrebbe essere, ma non lo sappiamo. Ho parlato Sì, difficile? ma tanto a te ti serve il seriale del Dot Project che sia uguale e il seriale della E camera non c'è dentro scritto rosso. qui, perché c'è chi vuole essere il Dot Project qua dentro? Io non l'ho mai visto Dove? scritto qua. No, non c'è là dentro. E allora come faccio a saperlo, capisci? Devi
devi confrontare se la camera che c'è montata del seriale è uguale a quello del che ti ah sì a... questo vedi, vedi che ogni tanto sei un genio. Dai, sto scherzando, ogni tanto sempre lo so, lo so. Questa è una drittata, bravo. Allora andiamo a vedere il seriale che c'è qui, non si legge, dove sta Trombolo, dove sei? Eccolo qua, questo finisce con QM1H. Vediamo se è quello che compare là dentro. Connected device, please wait. Ci devo aspettare. Madonna, che balle. Secondo me non corrisponde. Invece, se io vado a leggere il codice a balle, è scritto là. Vuoi scommettere? È un modo di dire scommettere, non c'è da scommettere nulla. Oddio, è scomparso il terminale. Perché? Modo di dire, è un'abitudine, sono così abituato che adesso dai, ogni tanto ma vuoi scommettere? Che devo scommettere? Dai, fate il buono. Si è imparata pure lei, eh? Andiamo, anche perché DN88 l'ho visto scritto, capito? Ammazza, ma quanto ci metti per aprire? Eccolo, si è aperto. Allora, qui abbiamo FX, questo che cos'è? Mainboard, vabbè, questo non ci frega niente. CID, no. Andiamo a vedere se è come dico io, eh. Se è come dico io, mo quello che leggerò è quello è identico a quello che sta scritto qua nel verificatore. Amico, ti vuoi aprire o no? Si sta aprendo con molta tranquillità. Ecco qua. Allora, DN88, front camera, DN88, 36, non corrisponde però. Ah no, aspetta, sì, corrisponde come? DN836, sì, è quello che c'è scritto qua, sta pure scritto là. DN836, 10. Però solo la prima parte, DN836, poi il resto è diverso, perché? E allora non è la sua. No, aspetta, ti ripeto, secondo me quel seriale è del Dot Project. Mi spiego? No, no, no. Sì? Sì, perché c'è scritto front camera. Sulla front camera invece c'è un... Non c'è scritto un cazzo, in pratica. Eppur si muove secondo me, eh? Dici? Perché scusa, DN88 tutti quanti così. Rear front, rear. MX51. 84G poi. Con DN88 iniziano. Rear camera e front camera, tutti e due. Vabbè, rear camera è quella di dietro. E io questa sono curioso, devo vedere se corrisponde a qua. So che quell'altro non è il suo, però voglio vedere se corrisponde. Tolgo questo e ci metto quello, se lei permette, eh? Andiamo. Allora, su quella che c'era montata, il seriale è sempre DN88, ma 3-4 e fatta la pesca poi. Mi spiegai? Yes. Allora, aspetta un attimo. Vado solo a vedere un attimo la differenza. Questo. Ok. E mettiamo il face ID che ho riparato. Ok. Ci dovrebbe essere anche una scocca col coso rotto dove ci sta un'altra camera. O ci sta, e ci sta anche un camera di dietro, posteriore, se lo dico lì. Allora, accendiamo. Era già acceso, ho fatto una cazzata, ho cambiato tutta la roba senza spegnere, mannaggia. Vabbè, spegno adesso. Però spegnere, non li mangio prima.
Come si spegne una cosa che non si vuole spegnere? Stacco la batteria. Stacco la batteria. Mai convinto, eh? Non si vuole spegnere. Oh, già si è pure riacceso. Ma che scemo? È ripartito da solo. Vabbè. È indipendente da me. Ok. Hola, mi dice hola. Io me lo collego e vediamo di capire. Starcano. Dove si leggono questi seriali? Qui ce n'è uno, dentro qui. È un 8834. Quello di prima invece era un 88. Lo sta, eccolo qui. Prima era un 8837. Quest'altro invece è 88. 3-6, beh, insomma, sono quasi conseguenziali, eh? A 6, 3, 3, 4, 3, 7. Ce la facciamo? Set connection timeout. Dovrò prendere un altro flex. Eh? Dovrò prendere un altro flex. Davvero? Non ci va. Ma stai facendo strage tu, eh? Vabbè, tanto, l'hai, tanto l'hai comprati. ho capito, però non va bene toglierlo e rimetterlo più volte, dai. Ma a me lo dici? Io che c'entro? Allora, siamo quasi al dunque. Allora, eccoci qua. Vai, andiamo, è bello. L'hard disk è vuoto. Quanto è bello quando è vuoto che ci può mettere la parola. Quanto è bello far l'amore da Venezia. Allora, se questo è quello giusto, le prime cifre sono giuste, cioè corrispondono a quelle che visualizzerò adesso, no? Dovrei visualizzare un DNN 834, mentre questa era 373 e 35, 36. Allora, è un po'. No, invece vedi, quando metto sta camera adesso, mi dice questa non so che cazzo è. Mi ha detto che è sconosciuta. Tutti zeri, un'altra volta. Quindi a quanto pare quando cambi la camera devi forza flashare. Sì, te l'ho detto. Però aspetta, io voglio vedere un attimo una cosa, Che c'è scritto nel codice a barre? Sono curioso io. Io sono un delfino curioso. Che ci sarà scritto nel codice a barre? E come fai a saperlo? Ma te lo dico. Ora lo leggo, qual è il problema? Perché non si può leggere un codice a barre? Eh sì, ma è piccolino però. Ole, gole, non ti preoccupare, aspetta un attimo. Tu non credi nella forza della potenza? Nella potenza della forza, no, scegli tu. Allora, questo come è fatto? Sì. Questo va bene. Barcode, no? Scanner. Pure che è piccolo, lo leggiamo. Meglio piccolo che grosso. Allora, dove stai? Barcode, dove sei? Fatti vedere. Eccolo qua. Allora, apri. Andiamo a leggere. Ok. Eccoci. Allora, stiamo inquadrando. Stiamo inquadrando. Ma non a te. Dove sta? Eccolo. Peccalo, peccalo. Peccalossi. È piccolo, c'ha ragione. Ah no, uno l'ha beccato. Uno mi ha detto che quello della fotocamera posteriore è DT83, quindi sta scritto là dentro. Capito?
DT830, che poi sarebbe quello che c'ho qui, vediamo un po'. Allora, camera di dietro, no? Rear camera DNL8302. No, non corrisponde però. Perché? Perché sicuramente hanno cambiato la scocca e hanno cambiato pure la parte frontale. No, ma questo, il programma mi dice pure il serial number di quello, perché non corrisponde? Boh. I don't know. Vediamo quest'altro se riesco a leggerlo, questo piccolino. Ha letto pure questo. Allora, data metric su prima scansione. Se è possesso testo me la DT830, ma che è? Ha preso in giro? Sa che non va bene così. Prendiamo un altro programma. Io so testarlo. Io so cotto invece, dai. Barcode. Questo ce l'ho. Deve essere uno che mi legge quelli piccoli, piccoli, piccoli. Non questo, non questo, non questo, ma questo. Codice QR si chiama questo. Ho sbagliato a dire. Ho detto barcode, ma un codice QR. QR. Giuseppe, io abbandono. Buonanotte, fai il bravo. Ce la vediamo. Ciao. E Alessandro se ne andò. Vabbè, basta, mo vediamo se leggo questo, però questa era una curiosità. Comunque qui su questo telefono dovremmo, ma l'ho preso poi il programma. No, non è questo. Mi sa che me l'ha già scaricato perché non lo vedo più. Dove sta il programma, ragazzi? Chi ha visto il mio programma? Allora vediamo se riesco a mappiare l'ultima pagina, perché in genere quando lo prendi. Eccolo qua, allora, eccolo qui, QR code, dai, apriti. Aggiunto è da poco, e namo. Mamma che palpebre. Ragazzi, bisogna essere pazienti. QR, questo qui. Ma questo è quello che già sto usando, ma sa. Show. QR reader. È un po' a lungo, si è aperto, vediamo se riusciamo a leggere stavolta con questo. C'ho qualche dubbio. Not found, tap here for help. Questo li vuole grossi, se no non li prende. Come programma non è tan granché se fa così. O grossi o niente, quello di prima era meglio. Vediamo quest'altro, ce n'è ancora un altro di programma. Scansiona. Scansiona con la fotocamera, sì. Vediamo se questo riesco a beccarlo. Zoomma? Non zoomma. C'entra il codice nel mirino qui sotto. Ma sì? Questo si vede? Eccolo. Lo vedi, amico? Dai, dimmi che lo vedi. Manco per idea. Vediamo se questo lo vede. Non lo vede, almeno scansione singola. Io lo vedo, ma lui questo programma non lo vede. Vabbè, non fa niente, dai. Non è possibile prenderli con questi, allora. Scansione singola, niente. Ma che aspetta di farla? Boh. Vabbè, era una curiosità, ragazzi. Programma, tutti funzionano fino a quando non devi cercare di usarli, poi in quel momento non funziona nessuno. In questo caso nessuno di questi ha funzionato. Dunque, allora, ragazzi, abbiamo cambiato abbiamo riparato il FSD della parte anteriore, ma la fotocamera non è quella sua, per cui non potrà
funzionare in questo modo. Dovremmo cercarla. Abbiamo davanti a noi lo screenshot, ce lo salviamo così senza che ogni volta dobbiamo riaprire. Facciamo un bel salvataggio e sapremo qual è la camera da cercare, front camera. Inizia con GBR. GBR, poi aspettate che cos'era, GBR 837255. Se riesco a trovare questa camera che c'ha, no, però la front camera secondo me qui non esiste, cioè no, non riuscirò mai a trovarla da qui, perché il codice che leggo io è del dot project, forse da qualche parte è scritto, devo guardare bene. Intanto mi salvo questo screenshot del mio Phonic 6S. Allora, immagini, poi ci scrivo Phonic 6S mio, no? Così ci ricordiamo. Oggi ne abbiamo quanto? 18 o 19? 18. 18.01.2020. A posto, questo per quanto riguarda questa parte. Invece, se vado nell'altro lato, ci trovo qualcosa, vediamo. Allora, l'altro lato sarebbe via iDevice. Ok, vediamo cosa c'è scritto. Email di United Kingdom, vabbè, viene dall'Inghilterra, lo sapevo. Black Express Grey, charge time 85, 96%, firmware, Bluetooth, cellular address, CP architettura, ARM 64 e TLC, mainboard serial number, retailer device, wifi, c'è anche il wifi low temperatura, questa è a bassa temperatura. Poi che dice? Primary number non si sa. Forge Robot una volta sola. UDD ci sta. Cover board, cioè abbiamo pure il cover board. Abbiamo anche il vibrato serial number, ma non abbiamo purtroppo questa ultima cosa che diciamo noi. Vabbè, non ce l'hanno messa almeno qui. Vediamo se tante volte ci fosse nel programma della GSI questa cosa che sto cercando qui, ma non credo. Se non c'è qui, non c'è nemmeno lì. Ma facciamo questa prova. Allora, GSI mi dice login, stiamo in login. Allora, GSI fa la pubblicità a lui. GSI Eye Detector, che cacchio è questo? Ah. Ma ogni tanto se ne inventano una questi, eh. Lasciamo stare. Leggi quest'iPhone, grazie. Allora, vediamo se c'è qui. Email, Wi-Fi, Bluetooth, serial number, mainboard, batteria, rear camera, front camera. Poi, screen serial number, MTSN. No. Non c'è. Anche qui non lo mettono, vabbè. Device, color, no, non c'è, ragazzi, quindi dobbiamo contentarci di poter saperlo per via traverso. Lo metti, ti dici che non è, non è, non possiamo leggerlo, poi quei codici là non riesco a leggere, a meno che non li ingrandisco e poi li leggo, ma no. Vedremo, ok, per quanto mi riguarda tutto. Hanno inventato un'altra macchina, quella GSI, c'è da comprare, ragazzi. Dunque, allora, riassumendo, così finiamo, abbiamo sistemato questo, però la camera di sotto ci siamo accorti che non è la sua, per cui il Face ID in queste condizioni non può funzionare. È probabile che nella scocca nera che sta in giro da queste parti che io ho lasciato, che c'è il vetro rotto, ci sia l'altra camera che manca. Scocca, ah sì, la scocca nera mia rotta sta qui. E ci ho messo questo. Devo dire che ho messo faccio i di che l'ho appoggiato provvisoriamente da qualche parte. Vediamo se sta qui. No.
comunque questa è la mia scocca con tutto il resto. A quanto pare mancava già, allora forse l'ho già tolto. I don't know. Vabbè, vedremo. Si vivrà, vedrà. Ok, come sempre spero avete gradito la mia compagnia. Dicevo, abbiamo riparato questo, ma mi tocca trovare la camera sua, quella giusta. Ora, quando ho installato questa, il seriale non è stato flashato. Bisogna sparaflasharlo di nuovo e magari fosse, ma non credo che... Non credo però che sia la sua, perché pure prima non me l'ha fatta questa cosa e non me la farà nemmeno adesso, credo. Nel frattempo, signori, buona serata a tutti, grazie per averci seguito, ci vediamo prossimamente su questi schermi, sempre qui da iPhone Assist Roma. Alessandro ci ha già salutati, vabbè, lui adesso sta a casa, starà pure già a... Anche io vado a fare la stessa cosa, fatemi bene.